Eccomi qua ragazzi, di nuovo Radio Forcella on the road. Questo è il mio secondo aggiornamento e niente da fare, niente. Comunque ho visto la situazione un poco che non mi è piaciuto. Ho litigato con una manifestante che purtroppo, ahimè, appoggiano i cosiddetti gatekeepers. E a me la gente che appoggiano i gatekeepers per me devono stare alla larga, perciò. E soprattutto ho visto che anche questa è una cosa prepolitica, quindi non è una cosa che si combatte contro la massomafia. Già uno ha detto che non dovevamo venire alla magistratura. Allora a questo punto ha ragione il Pippone a dire che gli italiani sono dei benemeriti, non voglio dire parolacce perché sto trasmettendo dal secondo profilo, quindi voglio evitare di dire parolacce, quindi naturalmente va bene, sto manifestando tutta la mia indignazione e la mia delusione, ma tanto si sapeva benissimo. Io già quando sono sceso stamattina ho detto mo voglio partire con i piedi per terra e soprattutto a non entusiasmare pure, perché ragazzi quando uno parte con quell'entusiasmo e dopo vedi che il risultato non è soddisfacente come uno spera, allora ragazzi uno è costretto ad andarsene via, quindi in poche parole è normale. Perciò può essere bravi tutti quanti, però ragazzi chi va a pensare solo alle poltrone, ai fatti suoi, non va bene. Non va bene, allora quelli che vanno a seguire i cosiddetti Polacco, Fusco, i Franzoni e tanti altri, Duranti, già l'ho detto mille volte di non seguire questi personaggi e voi li seguite, porca miseria, quindi allora dico basta, ognuno faccia quello che vuole. La signora che ho avuto discussione vuole fare come vuole seguire i cosiddetti i pagliacci da circo, bene, ognuno è libero di fare, però non chiamate più il sottoscritto, perché la prossima volta il sottoscritto non verrà più. E poi se volete andare a manifestare, a urlare, che per adesso Libertà non hanno urlato, ma quello già se vedevo che urlavano libertà, me ne andavo prima, invece me ne sono andato adesso, perché ho visto che in mezzo c'erano soggetti che non mi piacciono, soggetti che seguono questi ciarlatani, questi servi del sistema pagati lì per imbambolare quella gente. Allora dico va bene ragazzi, allora seguite questi personaggi e a tomar por culo, quindi che vi posso dire. E va bene, per il momento è tutto, io stacco la diretta e vado a casa. E vi auguro buon pranzo e buon proseguimento. E al prossimo aggiornamento di Radio Forcella. Ciao a tutti dal vostro Gianfranco.